Buongiorno a tutti e bentornati ai buoni propositi del lunedì, che da oggi si colorano con i colori dell'arcobaleno. Vai con la sigla! Tutti quanto sia importante seguire le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che bisogna assumere 400 grammi di frutta e verdura al giorno, pari più o meno a 5 porzioni. Questo non solo perché contengono vitamine e sali minerali importanti per regolare le funzioni metaboliche del nostro organismo, ma perché contengono anche tutta una serie di fitonutrienti che hanno una funzione protettiva sul nostro organismo. Questi micronutrienti hanno la caratteristica di avere nella loro struttura chimica una conformazione tale da contenere dei gruppi cromofori, ossia dei gruppi colorati. Quindi andremo di settimana in settimana a scoprire quali sono questi micronutrienti in base al loro colore e quali sono le funzioni protettive che svolgono nel nostro organismo. Oggi partiremo con il colore rosso. La frutta e la verdura di colore rosso la possiamo trovare un po' tutto l'anno. Allora, adesso che siamo all'inizio dell'estate, abbiamo le fragole, abbiamo le ciliegie, abbiamo le pesche noci, abbiamo i pomodori, abbiamo i peperoni rossi, poi avremo le pere Williams che sono di colore rosso, in autunno abbiamo anche il melograno, in inverno abbiamo le arance rosse, da non dimenticare anche la barbabietola rossa, il cavolo rosso, insomma tutto l'anno possiamo trovare frutta e verdura di questa colorazione seguendo l'opportuna stagionalità. Le sostanze di colore rosso di questi frutti, di questi ortaggi, sono costituiti dalle licopene e le antocianine. Adesso andremo a vedere quali benefici hanno per il nostro organismo. Il licopene è una sostanza appunto di colore rosso, contenuta in grandissima quantità soprattutto nel pomodoro. Ed è una sostanza molto studiata perché sembra avere davvero un'attività importante come antitumorale, in particolare come protettivo per il tumore alla prostata. Ha la particolarità di non degradarsi con il riscaldamento, per cui lo ritroviamo anche nelle preparazioni a base di pomodoro cotte, come per esempio il sugo al pomodoro, come per esempio anche nel ketchup. Anzi, la cottura va a migliorarne la biodisponibilità e quindi anche l'assorbimento di queste sostanze. Il licopene ha inoltre la capacità di accumularsi all'interno del nostro organismo, quindi se per un certo periodo non assumiamo frutta e verdura contenenti questa sostanza, non ne andiamo in carenza. Le antocianine invece sono sostanze rosse dall'azione antiossidante, sono molto importanti per mantenere la salute del cuore, per contrastare l'ipertensione, l'arteriosclerosi e sono protettivi insieme all'azione combinata della vitamina C contenuta nei frutti anche proprio per la salvaguardia generale del nostro organismo, per l'invecchiamento generalizzato e anche per l'invecchiamento cutaneo. Le antocianine inoltre sono protettive anche per l'apparato urinario, favoriscono la diuresi e il drenaggio dei liquidi e del sistema linfatico. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, l'appuntamento è a settimana prossima con i buoni propositi del lunedì e andremo a scoprire insieme il secondo colore alleato di salute e linea.